Forse tutti abbiamo il compito di gettare più spesso un occhio a ciò che ci circonda. La ciambra, infatti, è solo una delle tante questioni che riguardano il delicato mondo dei minori calabresi, a partire da un tema spinoso come la paventata trasformazione del Tribunale per i minorenni in sezione speciale per la famiglia e i minorenni presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria. Ma anche la pedofilia, la lotta alla mafia, che con i suoi tentacoli avvolge sempre più i giovanissimi, fino ad arrivare a problemi di entità forse meno allarmante, ma non di certo preoccupante, come la prevenzione dello stress nei luoghi frequentati dai bambini e poi i maltrattamenti, l'indigenza e la dilagante presenza social dei minori. Ma se la tutela dei minori va posta in primo piano, un'attenzione ancora più decisa deve andare ai minori con disabilità. Proprio per tale ragione è stata avanzata la richiesta di istituire il garante delle persone disabili, una proposta rivolta ai comuni calabresi da ADDA e Comma 3, associazioni impegnate nella tutela e nei diritti delle persone diversamente abili. Una scelta che secondo le due organizzazioni porterebbe gli enti della regione Calabria al passo delle realtà più evolute. Carne al fuoco ce n'è davvero tanta nella nostra regione, servono però competenze, serve voglia di fare e disfare e servono soprattutto uomini on the road, non sagome da scrivanie e tastiere. Insomma, per dirla come la direbbe Marziale, adulti ordinari che scendano per strada a verificare in prima persona i problemi per rendersi conto dello stato di necessità in cui versano tantissime piccole creature in un territorio carente ad ampio spettro. Siamo ritornati in studio dopo la scheda, noi tra poco ci collegheremo anche da Gioia Tauro, abbiamo visto un work in progress, anche la trasmissione è stata un work in progress perché è una situazione in continua evoluzione. Io parto, ringrazio perché se parlavamo di persone che operano on the road, non possiamo che paragonare queste persone anche a Simona Coluccio, presidente dell'associazione Comma 3, buonasera. Che da anni opera attraverso la sua associazione nel sociale, in particolare per i bambini meno fortunati, per persone disabili. E proprio ultimo, quindi, ma parleremo, avremo modo anche perché la stagione estiva è imminente. Dopo quello, il bellissimo gesto fatto da Papa Francesco per garantire ai disabili anche la fruibilità dei lidi, eccetera, anche Simone ormai da anni lo fa questo, adoperandosi in tal senso. Ma ringrazio per essere qua con noi anche Vito Crea, presidente dell'associazione ADDA. È stato lui e lei, Simona Coluccio, abbiamo visto nella scheda realizzata Alessandra Bevilacqua, che ringrazio, fautore dell'idea di attuare, se poi vedremo meglio, il garante anche per i disabili. Io parto anche per galanteria con Simona Coluccio, perché tu da anni ti adoperi praticamente per i soggetti meno fortunati, i bambini soprattutto meno fortunati verso la tua associazione, e che se non sbaglio in quest'ultimo tempo si è un po' rivoluzionata, novità anche sì, per quanto riguarda sede eccetera. Sì, novità che stiamo ultimando i lavori perché abbiamo avuto, grazie anche alla cooperativa Futura e al comune di Gioia Sionica, abbiamo partecipato a un bando su un bene confiscato, dove a brevissimo proprio, cioè siamo proprio veramente alle ultime battute, e apriremo questo centro diurno che noi quello che chiediamo alle istituzioni dovrà essere finanziato, cioè nel senso che noi abbiamo, almeno io personalmente con tanti operatori, abbiamo dato tanto in questi 5 anni. Io sono arrivata qua a dire istituiamo questo, però ciò non significa che tu devi svilire le persone, i genitori come io, come tanti operatori, e fare volontariato. Cioè qui va istituito un servizio di gente qualificata, professionale, dove i nostri figli possono trascorrere pomeriggi tranquillamente. Perché è assurdo, voglio dire, sì, fai il centro e devi comunque portarti dietro sempre volontari, i genitori che si devono sacrificare. No, dico, a questo punto io ho portato avanti questo progetto, dopodiché, cioè io, tra virgolette, no, mi riposo un po' e deve essere poi gestita in maniera diversa. Anche perché io ringrazio veramente per tutti questi anni tanta gente che mi è seguita, però non può chiedere proprio tanto a questi operatori, e quindi sarà, diciamo,
un target diverso, cioè cerchiamo di gestirla in maniera diversa. Però subito adesso partiremo, dopodiché faremo la solita colonia estiva, come dicevi, dove ormai diciamo l'anno scorso abbiamo gestito in due lidi con i bambini. Anche qua, ecco, io non che ti voglia interrompere, no? Ma mentre tu parlavi ho fatto poi un salto nel tempo, no? Da come poi siete nati entrambi, perché partite da un una gioia disagio familiare, per poi operarvi, cioè dal pulmino che praticamente avevi attivato poi in un'assicurazione, del garage con 5 o 6, tu dici giustamente il volontariato sì ci deve essere, ma abbiamo bisogno di gente qualificata, certo. Anche qua ai noi vanno sempre ringraziati, ecco, però poi dobbiamo dire sempre grazie al privato, perché sono le strutture private che vi hanno ospitato, e certo, vanno comunque sempre ringraziati, certo, e vi ospiteranno anche quest'estate, se non sbaglio. Sì, sì, anche quest'estate partiremo con questa colonia estiva, quindi come gli ultimi anni sarà una colonia dove ci auguriamo, no, che tutti i comuni della valle, e non solo, perché a noi arrivano ragazzi da Monesterace, a Stignano, da Infatti quanti Bovalino. Ragazzi avete? Noi abbiamo un'associazione di 40 famiglie, siamo partiti con 33 e poi si sono aggiunti altri, insomma pure più di 40 famiglie, perché in realtà la nostra missione non è solo il ragazzino che viene al centro, no? E magari la difficoltà del genitore che ha difficoltà a scuola, quindi tu vai, ecco quello che dicevamo per il garante, vai e interloquisci per il problema che ha, vai magari a un altro problema, ti chiamano, un problema al comune, o magari esce una domanda e non sanno sti genitori da dove iniziare, o magari arriva questo figlio e dice mo che dobbiamo fare, quindi tu là per tutto quello che noi, questa banca dati che noi ci siamo create in tutti questi anni, grazie anche veramente a Vito Crea che è veramente il mio braccio destro, cioè nel senso che è una persona straordinaria, cerchiamo di sostenere le famiglie e quindi e ce ne sono tantissime, cioè nel senso che magari una parte viene al centro diurno, un'altra parte è libera dalle terapie e viene al mare, però diciamo che siamo accerchiate da tantissime famiglie e da tantissimi ragazzi. Diciamo che tra poco lo mandiamo, però voglio fargli fare una battuta al Vito Crea. Vito Crea, così introduciamo anche, perché associazione ADDA, un'associazione però... Lei viene come provenienza, Simona Gioiosa, lei da Galtro, Piana di Gioia Tauro. Una Piana di Gioia Tauro conosceva, perché ormai penso che la Piana sapesse tutta la situazione di questo ghetto, lo conosceva? Cioè io francamente la questione di questo ghetto ne ho sentito parlare giustamente ma non è solo Gioia Tauro, perché ci sono anche dei posti su Rosarno, cioè, dove dalla nascita di queste persone rom dopo si sono ambientate e quindi hanno fatto le loro comunità. Secondo me là il discorso ovunque è di inserimento sociale, perché sta bene a tutti ghettizzarli in certe, infatti se voi andate nella Piana, sia su Rosarno sia su altre gente, si dice in dialetto a zona di zingari, no? Cioè, quindi già delimitato, tutti sanno ma nessuno parla, per questo bisogna dare atto al garante Marziale che ha fatto nascere questa cosa a livello nazionale e che si prendono dei provvedimenti necessari. Lo stesso non a quei livelli, c'è sulla Uriana di Borrello, ci sono in tutti i centri dove praticamente le persone meno abbienti sono relegate in un ghetto diciamo. Qua c'era un bel numero, 160 ragazzi, 160 ragazzi, sì. E sono abbastanza rilevanti, quindi un fenomeno, dice lei, che comunque nella Piana è consueto, cioè. È dilagante. Io vorrei, e poi torno da lei, mandare, perché poi tra poco ci collegheremo, quindi fare un excursus di quello che è stato il prefetto. Abbiamo anticipato nella scheda, Marziale paga questa assicurazione, però poi incontri, vari incontri in prefettura. E poi quello di oggi, che c'è stato ancora una volta a Gioia Tauro. Andiamo a vedere. Il
Ecco, l'allarme lanciato dal garante del Regno Marziale sul quartiere Ciambra, sul dramma dei 160 bambini. Oggi è stato risolto grazie al garante e all'ufficio del garante, ma lo Stato una risposta la deve pur dare. Ma io credo che il garante sia stato utile in questa fase di emergenza perché ha collaborato con le istituzioni. Ed è il senso pregnante che regge un po' anche l'incontro di oggi, che con il commissario prefettizio del comune di Gioia Tauro, con le forze di polizia, il commissario, cioè tutti coloro che comunque sono preposti a questo tema, hanno a cuore le sorti dell'intero quartiere, dell'intera situazione del quartiere, dei bambini che devono andare a scuola, della bonifica generale del quartiere e dei progetti di lungo percorso che sono stati già approntati, per i quali sia la città metropolitana che la regione Calabria stanno lavorando. È ovvio che la mia presenza qui oggi in questo incontro vuole essere soprattutto di stimolo nella urgenza, e nell'urgenza abbiamo adottato già delle misure capaci di dare una svolta. Intanto una bonifica generale dell'area, poi delle soluzioni da parte del Comune di Gioia Tauro per assicurare i servizi di trasporto pubblico scolastico, e in più ci stiamo attivando con l'ASP di Reggio Calabria perché ci sia un presidio a tutela della igiene e della salute pubblica. Io andrò a fare anche adesso un sopralluogo, però credo che da questo momento abbiamo trovato un po' tutta una serie di soluzioni capaci di creare una serenità al quartiere. È ovvio che questo quartiere ha problemi che vengono da oltre 30 anni, quindi noi dobbiamo lavorare su questo. Non è la riunione di oggi che risolverà tutto, ma io voglio davvero di cuore, per il bene che dobbiamo a queste nuove generazioni, fare in modo che le istituzioni siano presenti in maniera forte nel quartiere stesso, adottando misure urgenti ma anche misure di medio termine e lungo termine, perché il quartiere Giambra, ma non solo il quartiere Giambra a Gioia Tauro, ma anche altri quartieri, abbiano dignità. Ecco, tutti siamo chiamati a gesti di una forte, forte responsabilità. Grazie. Non ha mai punto, va impegno per queste cose. Allora, ora scusatemi, le questioni le conosciamo tutti. Il mio incontro oggi qui col commissario straordinario, con le forze di polizia, con coloro che hanno responsabilità istituzionali, è finalizzato soprattutto a trovare la soluzione. Primo, la bonifica dell'area perché il degrado è totale. Secondo, garantire il servizio scolastico per i bambini, e voi dovete favorire, come dire, la frequenza scolastica dei bambini, perché non sempre la soluzione la dà lo Stato, la deve dare il Comune, però voi dovete favorire la partecipazione dei bambini a scuola. Terzo, il commissario si è già impegnato a trovare una soluzione complessiva di medio e lungo termine per il quartiere. Ora, mi rendo conto che la vostra sfiducia è totale, perché è un problema che va avanti, mi dicono, da 30 anni. Però se noi oggi riuscissimo a mettere uno dopo l'altro alcuni problemi, a trovare medio tempore delle soluzioni, penso che noi avremmo fatto un servizio soprattutto alle nuove generazioni del quartiere Giambra. Noi dobbiamo avere a cuore la sorte di questi bambini, questo è il tema, è la prima base del tema, ed è il tema per il quale io sono qui, ed è il tema per il quale il garante è qui, ma è il tema per il quale i genitori con le autorità scolastiche devono trovare, come dire, la massima attenzione possibile. La scuola sta facendo, il preside, il dirigente scolastico, i professori, ciò che è consentito loro fare, si stanno impegnando, il Comune pure. Ora noi abbiamo trovato la soluzione per lo scolabus, però ecco, è importante che i bimbi vadano a scuola. Si tratta del loro futuro. Grazie a tutti. Bene.
bene, siamo tornati in studio, mentre poi attendo poi altre ulteriori notizie dalla regia, anche perché siamo poi su Gioia Tauro, le parole del prefetto e poi anche perché so che voleva, anzi devo dire la verità, questo è stato un work in progress, doveva essere presente anche l'assessore Federica Rocisano, assessore alle politiche sociali, al welfare, e lei voleva essere, lasciando momentaneamente, visto che ho Vito Crea, parlavamo di garante, l'ho accennato anche, la sua proposta, che poi è una proposta di civiltà che in tutta Italia si sta, anzi non so in quanti comuni, ma in molti comuni italiani si sta attuando, vero? Sì, infatti, nei comuni del nord è una prassi consolidata quella di esserci il garante dei disabili. Cioè, perché un garante? Un garante perché per recepire le istanze dal basso e per poter essere da interlocutore con l'istituzione. Premesso che la maggior parte dei garanti esistenti non percepiscono né indennità e sono a costo zero, quindi proprio per questo insieme a Simona abbiamo apprezzato questa idea. Ci siamo messi in contatto anche con qualche paesano calabrese che è consigliere comunale in una grossa città del nord e abbiamo capito qual è la funzione. Cioè, non è che si nomina Vito Crea o Simona Coluccio così, cioè, innanzitutto deve essere una situazione che abbiano delle caratteristiche abbastanza delimitate, si fa un bando pubblico, i comuni che aderiranno, il consiglio comunale e non la giunta delibererà l'istituzione del garante, poi possiamo andare nel dettaglio, ma cosa serve? Come dicevo prima, serve proprio da collante, da informazione, a diritto d'accesso agli atti comunali, anche perché e quindi mi spiace che non ci sia l'assessore Rocisano, ma perché interverrà tra poco telefonicamente, anche perché non dimentichiamo che il primo luglio 2016 entrerà finalmente in vigore la riforma del welfare, cioè è praticamente l'applicazione della 328 del 2000, cioè che la Calabria è stata l'ultima regione d'Italia a recepire, cioè con il passaggio di molte competenze direttamente in capo ai comuni. Cioè, i comuni praticamente dovranno fornirsi di tutta una serie di situazioni per il rilascio di autorizzazione per centri diurni, per presa in carico delle persone disabili, per indirizzo sociosanitario su tutte le cose. Quindi bisogna fare anche quello. E in questo contesto ecco necessaria una figura super partners che media tra la base e l'istituzione e che praticamente sia anche da informazione nei riguardi delle persone bisognose, tutto qua, non ci dica a delle idee che dopo magari possiamo andare anche nel dettaglio come quali sono le funzioni, come viene nominato. Più che altro sapere per i comuni quindi quanto fattibile può essere già il fatto per i enti dissestati che non ha un costo. Sì, è già qualcosa. Ma noi, per esempio, noi il 24 aprile siamo usciti con la nota stampa, già il 25 aprile il comune di Siderno ha aderito, infatti si trova la proposta di regolamento, si trova nella commissione comunale che mi è stato detto dall'assessore Bianca Geraci che sarà portata alla prima convocazione utile del Consiglio Comunale. Quindi, già è una cosa ottima. Abbiamo delle richieste di informazione da parte del Vibonese, tra cui il comune di Gerocarne. Mi auguro che la Piana e altri possano aderire a questo discorso, perché come dice lei è un discorso di civiltà, anche perché è a costo zero. Quindi sì. Ecco, c'è la riunione, ricordiamo, in corso a Gioia Tauro, noi ci colleghiamo perché ricordiamo il prefetto, garante, sono davanti al comune, c'è Ferdinando Milicia. Intanto ringrazio Antonio Riggio per quanto riguarda la parte tecnica. Ferdinando, buonasera.
Qualche secondo per il collegamento tecnico, ricordiamo una riunione anche stamattina con Gioia Tauro, là era stata presente anche l'assessore regionale Federica Rocisano, lo stesso garante Federica Rocisano che voleva essere presente, ma l'avremo poi più tardi anche telefonicamente presente a Catanzaro perché c'era in concomitanza una riunione importante di giunta. E una riunione in comune tra il commissario, il prefetto appunto di Reggio Calabria Nicola Di Bari, il garante stesso, quindi la stampa e a Gioia Tauro, perché ricordiamo 160 bambini, è stato ripristinato il servizio dello scuolabus per quanto riguarda praticamente la fruibilità del servizio scolastico, però ricordiamo quello che diceva Nicola Di Bari è anche un discorso di bonifica dell'area, ecco questo è anche un discorso importante che si sta tenendo appunto nella seduta appunto di oggi. Ferdinando, buonasera. Ciao Maria Teresa, buonasera. Siamo a Gioia Tauro. Ti vedo. Gioia. Siamo sotto il municipio di Gioia Tauro e abbiamo qui il corrispondente della Gazzetta del Sud che ha seguito tutta la vicenda della Ciabra, non soltanto questa ultima appendice, ma già negli anni scorsi. Quindi è la persona più giusta per farci capire quello che sta avvenendo in queste ore, visto che c'è una riunione in questo momento tra il prefetto di Calabria di Bari, Michele Di Bari, il questore Grassi e il commissario dell'ASP di Reggio Calabria. Allora Domenico, facciamo una sintesi di quello che è avvenuto in queste ultime 72 ore. Sì, ci sarebbero tante cose da dire, forse conviene partire a ritroso. In questo momento è in corso un incontro istituzionale con Sua Eccellenza il prefetto, il questore di Reggio Calabria, il dottor Rancati dell'ASP e altri soggetti istituzionali, probabilmente per discutere di eventuali interventi urgenti per il quartiere Ghetto Ciambra, da dove nasce tutto questo clamore, dal fatto che qualche giorno fa Gazzetta del Sud, in particolare insomma io stesso, mi sono accorto che i bambini della Ciambra non erano rientrati dalle vacanze di Pasqua perché il pulmino che era stato che era preposto ad accompagnarli era privo di assicurazione perché il comune non poteva rinnovarla, purtroppo Gioia Tauro insomma in questo momento attraversa una fase molto critica a livello soprattutto di casse comunali e ho dato la notizia, questa notizia ha fatto saltare probabilmente dalla sedia il garante per l'infanzia, si è recato Gioia Tauro, ha verificato la veridicità della cosa e ha provveduto a pagare tramite insomma, il suo ufficio ben 1.720 euro di assicurazione ripristinando il servizio. Dopodiché ha trascorso il 1° maggio nel quartiere Ghetto che è in condizioni davvero disastrose, naturalmente non da ora, è una situazione che si trascina da 30 anni, lì ci sono delle palazzine ATERP che vanno a formare un complesso abitativo di circa 80 nuclei familiari, ci sono quasi un centinaio di bambini, anche di minori, ed è letteralmente invaso da cumuli di rifiuti che si sono accatastati nel tempo, da pozzanghere di fogne, di fognatura, e da edifici che sono pericolanti, con rovini molto evidenti, con almeno 1 metro d'acqua negli scantinati, quindi una situazione probabilmente non più sostenibile. Il suo prefetto ha voluto seguire personalmente la vicenda, dimostrando grande sensibilità, ha effettuato un intervento autorevole già nei giorni scorsi, facendo un sopralluogo nel quartiere, ha promesso degli interventi risolutivi nel medio e nel lungo periodo. Oggi è di nuovo qui probabilmente con l'ASP per risolvere la situazione insomma anche igienico-sanitaria che è davvero pessima in quel quartiere. Il saggio che ha avuto su Striscia la Notizia, il telegiornale satirico che ha dato una valenza nazionale a questa vicenda ormai trentennale, ha avuto un effetto bomba per smuovere le istituzioni, farle ritornare nuovamente a Gioia Tauro su questa vicenda? Sì, assolutamente ha avuto un effetto dirompente, ma è normale che sia così, quando una notizia passa attraverso il circuito nazionale ha un effetto dirompente. E mi dispiace dire però che noi la questione la stiamo denunciando da anni, davvero da anni, ma mai nessuno è intervenuto, anche perché è una questione che coinvolge indirettamente tutta la comunità gioiese, perché quei rifiuti lì poi la comunità Rom provvede a
bruciarli quasi giornalmente, quindi ne fuoriesce un quadro veramente allarmante, perché si creano ogni giorno dei roghi tossici che noi tutti respiriamo, quindi una situazione davvero molto pericolosa per la salute pubblica. E quindi sì, il fatto che sia arrivata Striscia a Gioia Tauro sicuramente ha destato clamore e ha diviso forse anche la popolazione gioiese tra chi ne ha condiviso il servizio e chi invece l'ha in qualche modo, insomma, che non l'ha condiviso, ecco. Però l'importante è che la questione sia assorta, insomma, alle cronache, insomma, quindi che abbia avuto rilievo anche nazionale. Raccontiamo che il quartiere è una discarica a cielo aperto ormai da tempo, c'è una situazione amministrativa che non consente ormai più la raccolta differenziata qui a Gioia Tauro e questo quartiere è diventato una sorta di favelas del Sud America. Io penso che le favelas del Sud America sono un po' meglio rispetto alle condizioni igienico-sanitarie della Ciambra e rispetto a tutto quanto si sta creando intorno a questo quartiere, non pensi? Noi ci siamo occupati anche, abbiamo fatto un bellissimo reportage insieme che anche Telemia ha trasmesso della coscienza ormai che i stessi gioiesi hanno di questo quartiere, cioè una discarica. Sì, e allora questo quartiere è diventato il secondo inceneritore di Gioia Tauro, un inceneritore già ce l'abbiamo che accoglie rifiuti di tutta la regione. Ecco, questo è una sorta di inceneritore fantasma, perché qualche anno fa Gioia Tauro si era partiti con la differenziata spinta, quindi non ci sono più cassonetti in giro per la città. Quando ci sono i disservizi che i mezzi comunali e gli operatori non possono garantire il servizio giornaliero, purtroppo la maggior parte dei cittadini gioiesi provvedono a disfarsi della spazzatura domestica in quella zona di periferia, ma non solo, soprattutto qual è il problema? Il problema è che lì si trovano rifiuti speciali e anche molto pericolosi, parliamo di lastre di Eternit attaccate da tempo per le quali è previsto uno smaltimento speciale, quindi è difficile anche intervenire, parliamo di inerti, di materiale inerte, parliamo di copertoni, di pezzi di automobile, quindi in qualche modo sono coinvolti anche le persone che ci lavorano con queste cose, quindi probabilmente carrozzieri, gommisti e quant'altro, perché ci sono anche bidoni di vernici, di solventi, quindi cosa succede? Che probabilmente si dipano di questi materiali che altrimenti sarebbe costoso farlo, sfruttando le condizioni di indigenza di questa comunità, perché comunque sono delle persone che non lavorano e cercano di guadagnarsi il pane quotidianamente attraverso questi escamotage pericolosissimi. Quindi secondo me la misura è colma e bisogna intervenire al più presto. Allora io ringrazio Domenico Latino, coraggioso corrispondente della Gazzetta, anche perché lavorare Ferdinando? In realtà del genere non è facile. Sì, Ferdinando. Io lascerei il posto a voi lì allo studio. No, Ferdinando, volevo No, più che altro volevo fare una domanda a Domenico Latino, che ringrazio soprattutto per aver ricostruito. Sì. Due battute. Una riguarda, visto che menzionavi il sì. TG satirico Striscia la Notizia, sul commento del commissario stesso a Stefania Petix, quando lei gli ha detto: non le sembra strano che comunque un comune commissariato, nonostante le difficoltà, non abbia pagato l'assicurazione? Ti lascio la domanda, Domenico. Sì, ti sento. Perfetto, grazie. Grazie soprattutto per come hai ricostruito. Ok, ti ringrazio per come hai ricostruito tutta la storia. Vorrei un tuo commento soprattutto al servizio di Striscia Notizia, quando Stefania Petix, rivolgendosi al commissario, dice: ma nonostante la difficoltà economica, un comune commissariato, non è strano 1700 euro che compete allo Stato se le debba assorbire o comunque accollare il garante? Che situazione c'è comunque a Gioia Tauro? Sì, lui ha risposto di sì. La accollerà dopo, se accollerà successivamente, ormai l'ha pagata il garante. L'ha pagata il garante, sì, confermo. E la situazione è qui a Gioia, tolgo gli auricolari perché ho ritorno di audio, però ho percepito la domanda. La situazione qui a Gioia la descrivono come molto molto critica, probabilmente siamo in una fase in cui verrà dichiarato un dissesto finanziario. Ieri abbiamo avuto modo di parlare con i commissari
loro ci dicono, mi sembra di aver capito, di un buco di 50 milioni di euro qui al comune, insomma non hanno neanche soldi per pagare gli operai. Stamattina si è incatenato un operaio del comune, un operatore ecologico, perché non percepisce lo stipendio da un mese, ma non è tanto questo la loro preoccupazione, il ritardo di un mese, è perché percepiscono loro stessi che li aspetterà un periodo molto duro, perché veramente non hanno la possibilità di garantire forse più gli stipendi, non hanno i soldi per garantire la raccolta della spazzatura, non ci sono i soldi per pagare l'acqua alla Sorical, in effetti la città soffre anche di carenza idrica. Siamo in una fase in cui da un momento all'altro si aspetta probabilmente uno scioglimento del comune, perché la commissione d'accesso ha finito il suo lavoro e pare, indiscrezioni dicono che sia al vaglio già del ministero, del ministro degli interni, che dovrebbe essere discussa in consiglio dei ministri, quindi è una situazione molto molto delicata. Però cosa rimane? Rimane che era di constatare che si deve ripartire dall'anno zero, rimboccarci le maniche tutti quanti, ripartire sperando in un futuro migliore che verrà soltanto dopo probabilmente anni di sacrifici, insomma, e quant'altro. Quindi una situazione davvero molto molto dura qui a Gioia Tauro. Grazie, grazie. Maria Teresa, dimmi Ferdinando. Noi, andiamo a seguire la conferenza che è in corso e poi eventualmente faremo qualche altro collegamento. Grazie, grazie. Grazie a Ferdinando Milicia, mentre ringrazio Domenico Latino per il suo intervento. Io nel chiedere intanto, perché proprio stamattina c'è stata l'assessore Federica Rocisano, quindi se è possibile avere poi un collegamento anche telefonico con lei, che è in giunta rispettando i tempi di giunta della regione, vorrei che anche tu Simona, da mamma, da persona che comunque vive comunque il disagio, io ricordo quanto ti sei battuta per il diritto all'istruzione di tua figlia. Certo. Commenti questa situazione di alto degrado e soprattutto di queste immagini. Sì, effettivamente sono rimasta sconcertata. Uno, perché dico non si può. Cioè, noi diciamo di essere sì, la Locride, diciamo, l'Africa, no? Diciamo della Calabria, però troviamo zone, ecco, molto molto, cioè, peggiori. Nel 2017 vivere in questo stato veramente, cioè, dobbiamo vergognarci. Cioè, nel senso che deve arrivare, giustamente il giornalista diceva, ho denunciato tante volte, però deve arrivare, ecco, un clima mediatico nazionale per risolvere la situazione. Cioè, qui effettivamente è avvilente perché ti ritrovi davanti a realtà triste, dura. E quindi secondo me le istituzioni veramente dovrebbero fare qualcosa per quelle famiglie e per questi bambini. Cioè non si può vivere in quelle condizioni, cioè è disumano. È disumano, ricordiamo, abbiamo visto anche le immagini che parlavano già da sole, di quelle anche, anzi le stiamo vedendo ancora, le immagini realizzate in questi giorni, dove praticamente l'attenzione mediatica è alta. Ricordiamo che oltre a Striscia Notizia anche altri servizi nazionali se ne sono occupati di quella che Vito Crea giustamente diceva, Gioia Tauro per effetto numerico, per densità abitativa, quella eclatante, ma diciamo nella piana di mini favelas ce, sì, ne sono tante. E quindi diciamo è una situazione, però come diceva Domenico Latino, di 160 ragazzi e soprattutto che dura da 30 anni. Cioè io una domanda mi vorrei chiedere, ma i servizi sociali comunali. Ma hai visto la situazione? Sì, vabbè, ma non è che Gioia Tauro non è, con tutto rispetto, Caraffa del Bianco. Sono quattro. Gioia Tauro è la seconda cittadina della provincia di Reggio Calabria. Gioia Tauro è sede commerciale di grossi investimenti. Gioia Tauro è sede del porto di Gioia Tauro. Gioia Tauro doveva essere, ai tempi in cui si parlava del quinto centro siderurgico, doveva essere il volano di sviluppo dell'intera Calabria. Quindi io alcune domande me li pongo e dico sì, non è un servizio sociale. Ecco il perché, se ci fosse stata l'applicazione della 328, ogni comune avrebbe un assistente sociale, avrebbe un ufficio per il sociale, quindi le scuole facevano le segnalazioni. Hai
ai noi non ce l'ha, qualcosa non ha funzionato. Federica Assessore, buonasera innanzitutto. Federica Carrocisi, assessore al welfare, la ringrazio, so che ci teneva in modo particolare, so che è impegnata in giunta e stamattina è stata a Gioia Tauro. Cosa non ha funzionato là, assessore? Buonasera a tutti e grazie per l'invito, grazie per avermi concesso di essere presente. So che ci teneva in modo particolare, soprattutto per quel disagio che lei ha avuto modo di vedere anche stamane. Sì, in realtà io questa mattina non sono riuscita ad essere presente a Gioia Tauro perché sono stata bloccata da un'emergenza sui lavoratori dell'aeroporto di Crotone, del Sant'Anna, per una mobilità lì. Ma sono stata in stretto contatto sia con la segretaria comunale, la dottoressa Romano, che con l'architetto Cartella dell'ATA, perché anche considerando per l'impatto Antonio Marziale, per capire cos'era, per entrare nel merito della situazione di Gela, occupazione abusiva, situazioni di sgombri non effettuati, situazioni di allacci fognari non andate a buon fine, e grazie alla situazione del garante per l'infanzia Marziale questo problema è venuto fuori, anche perché giustamente, o meglio, ingiustamente andava ad intaccare le condizioni di vita dei minori. Però grazie a questa situazione noi, come Regione Calabria, la disponibilità che io avevo dato da subito era quella proprio di addivenire ad un incontro tecnico operativo con l'ATES per cercare di individuare quello che poteva essere l'intervento sulle strutture, posto che il garante per l'infanzia aveva risolto il problema delle presenze dei minori che dovevano andare a scuola grazie al trasferimento per l'assicurazione del mezzo. Senta, assessore, io ho presenti così, oltre al fatto sociale, cioè diciamo al fatto eclatante e grave di Gioia Tauro, ho praticamente ospiti in studio, lei conosce entrambi bene anche perché si è spesso interfacciata con le loro associazioni e con le loro problematiche. Simona Cacoluccio, presidente dell'associazione Comma 3, e Vito Crea dell'associazione ADDA. Quest'ultimo sta promuovendo praticamente l'iniziativa di un garante per i disabili nelle varie località. E soprattutto vorrei a lei chiedo, perché so che se non sbaglio tante sono le iniziative regionali per quanto riguarda chi in questo periodo ha forti difficoltà, soprattutto difficoltà per i disabili, soprattutto familiari e chi vive questa disabilità. Sì, per la prima volta la Giunta regionale calabrese ha dato mandato alle ASPE, finanziate attraverso il trasferimento del fondo dell'annonato sufficienza, un intervento per le disabilità gravissime. In sostanza con questo intervento abbiamo fatto un bando in tutte le ASPE provinciali, manca solo quella di Vibo ancora che non l'aveva pubblicata qualche giorno fa, per partecipare praticamente al finanziamento di un supporto anche a beneficio del familiare stesso, il cosiddetto caregiver, quello che sulle proprie spalle porta il sostentamento del familiare del disabile gravissimo, per supportarlo nelle fasi appunto di assistenza con un trasferimento fino a 600 euro mensile. Questo trasferimento viene ad essere destinato a chi è in condizione di disabilità, ripeto, gravissime, con dipendenza H24, quindi quotidiana per tutto il tempo, rispetto a macchinari che li tengono in vita. Ed è stato fatto figlio anzi di un accordo insieme alla ISLA, l'Associazione per i Malati di SLA, insieme all'Associazione per i Malati di Sclerosi Multipla, alla FISH, alla FAND, che sono le federazioni che si occupano di disabilità. Oltretutto abbiamo istituito un tavolo per le disabilità gravissime, tra cui anche l'autismo, e questo tavolo stiamo aspettando che le ASPI ci indichino i nomi dei loro referenti per poterlo convocare, avrà l'obiettivo di programmare gli interventi e di concertarlo con l'associazione di familiari. Tant'è vero che noi ipotizziamo di fare un avviso per l'iscrizione e il censimento dell'associazione di familiari per i disabili presenti. Ad esempio lì siete in ottima compagnia tra Simona, l'amica Simona e l'amico Vito, che quotidianamente sia prestano assistenza ovviamente loro familiare, ma alleggeriscono con le loro ormai competenze, le loro conoscenze, anche la vita magari dei familiari che hanno lo stesso problema e che si sentono, come posso dire, confortati dall'avere un loro pari che ha qualche informazione in più, che può essere un interlocutore con altri pari e anche con le istituzioni.
Senta, io ho sia Simona Colucci che Vito Crea, non so se vogliono fare una domanda all'assessore, possono chiederla tranquillamente, prego Vito. Anche se vi vedete quotidianamente, vi vedo, però una cosa vorrei poi lanciare a lei, lascio la parola a te e poi gliela faccio io la domanda all'assessore. Io praticamente vorrei chiedere all'assessore Federico Roccisano, innanzitutto la saluto cordialmente, vorrei chiederle se cosa ne pensa dell'istituzione del garante dei disabili nei comuni, anche alla luce della riforma del welfare che è magistralmente portata avanti e che dal 1 luglio del 2017 passeranno molte competenze in capo ai comuni. No, è un'iniziativa secondo me molto premiale. Davvero davvero geniale, mi sentite? Sì, la sento benissimo. Una cosa in sottofondo, ok. Allora, dicevo, un'iniziativa davvero premiale perché secondo me proprio nell'ottica anche del trasferimento delle competenze, quindi dell'istituzione degli uffici di piano, potrebbe essere un facilitatore, bravissimo, un garante per i disabili, ma anche un facilitatore per le pubbliche amministrazioni che non hanno purtroppo visti 17 anni di vacanza dalla 3 giugno del 2000 ad oggi, non hanno potuto costruire quella coscienza sociale, ecco, quella più che competenze, proprio coscienza e attitudine a dialogare con le persone con disabilità, con le famiglie che ogni giorno vivono queste problematiche, e sicuramente il garante può essere, ripeto, da un lato garante e dall'altro facilitatore, per cui la vedo davvero di buon grado. Sai, istituirlo, cioè Vito Crea dice, è garante, diciamo, per i singoli comuni, fare una sorta anche di istituzione, perché comunque è come, tra virgolette, un guardiano, comunque chi è a conoscenza della normativa. Farlo all'interno anche a livello regionale è possibile, non so tecnicamente cosa comporta, se si può fare, o se è qualcosa in più. La stessa figura del garante dell'infanzia, ecco, questo è la pratica. Sì, sicuramente, anche perché noi l'altra volta in primo commissario consiglio regionale discutevamo anche il garante per i detenuti, quindi si va da sé una figura che si occupa di una tipologia di soggetti disabili, come possono essere i minori, come possono essere i detenuti, come sicuramente sono i disabili, potrebbe essere d'aiuto. Per cui penso che veramente potrebbe essere una cosa positiva, possiamo ragionare su una legge istitutiva e magari cercare anche da mutuare da qualche esperienza positiva, come può essere quella di qualche altra regione che già si è mossa in questo senso. Anche però aprendo il dialogo, perché secondo me, mentre la situazione dei minori è sicuramente, come posso dire, tutelata dalla figura del garante, che anche a un livello nazionale ha ormai una storia dietro, le problematiche delle disabilità, e sia Vito che Simona lo sanno molto meglio di me, sono particolari e tipiche, tipologiche a seconda della tipologia sia di disabilità che anche della fascia d'età, per cui c'è il rischio che magari, secondo me, un unico garante potrebbe non sintetizzare tutte le tipologie. Sicuramente invece i garanti territoriali avrebbero più efficacia. Perfetto. Perché Vito stesso lo può dire, che anche al tavolo del dopo di noi, Vito, per capire, quando al tavolo del dopo di noi le famiglie di persone con problemi di tipo autismo ha delle esigenze differenti dalle famiglie con disabilità motorie. Certo. Sicuramente un unico garante potrebbe non essere la sintesi davvero reale di tutte le esigenze. Invece, ripeto, 34 garanti, quanti sono gli ambiti? Gli ambiti territoriali sono 34 in Calabria. 34 garanti sicuramente sarebbero un tavolo regionale appropriato e sicuramente anche valido per poter affrontare diverse tipologie. Noi ci siamo concentrati sul garante comunale proprio per tre peculiarità. Innanzitutto perché è un incarico a titolo gratuito, quindi non ci può essere nessuna. Poi perché giustamente, come diceva l'assessore, il garante dell'ambito comunale conosce benissimo il territorio e può essere praticamente può fungere anche da sportello informativo. Questo qui è una cosa eccezionale. Io mi sono confrontato, dicevo alla giornalista, che
praticamente al nord esiste, ne esiste in ogni comune, e specialmente un comune del nord molto grosso, è stato portato avanti da un paesano nostro che è consigliere comunale di Gioiosa, sì, perfetto, al comune di Pisa. E quindi Pisa è centro eccellenza per la cura, la ricerca. Non dimentichiamo che c'è lo Stella Maris, ci sono un sacco di centri di riabilitazione, di ricerca, eppure esiste il garante comunale che fa proprio da tramite tra le problematiche, quindi istituirlo, secondo la mia modesta opinione, diciamo, doppia figura, da sportello informativo a colui che conosce la realtà. Anche perché volevo dare, l'assessore non ci ha ascoltato, noi l'abbiamo proposto giorno 24, già il comune di Siderno si trova il regolamento nella commissione comunale, mi è stato detto che al primo consiglio comunale sarà portato per l'approvazione, quindi è ottima. Un incontro di sintesi rispetto a alla riforma che abbiamo portato avanti, che va proprio nella logica che diceva Vito, che è quella semplicemente della prossimità. I problemi di un territorio si conoscono quanto più è breve la distanza tra l'istituzione e il beneficiario o chi comunque rappresenta un problema. E pensare che tutto dovesse essere, come è stato purtroppo in tutti questi anni, gestito dal livello regionale, ovviamente ha creato delle fortissime diseguaglianze e iniquità tra un territorio e un altro, ovviamente in base a chi aveva il consigliere regionale sensibile piuttosto che negli anni passati. Oggi invece, giustamente, stiamo cercando di lavorare, come è previsto per legge nazionale, su un sistema di prossimità dove il beneficiario, la famiglia con disabilità, ma anche l'anziano, il minore, va al proprio ambito territoriale, magari incontra il garante delle persone con disabilità, che lo informa su quelli che sono gli strumenti messi a disposizione, sì, dal livello regionale, dalle ASP e dal livello nazionale. Senta, assessore, non so se posso farle una domanda sul discorso, visto così chiudiamo la parentesi e la lascio andare sul sociale, ma sul rispetto a quello che ha trovato e quello che ha fatto sul welfare, quindi politiche sociali, la Calabria è indietro rispetto ad altre regioni? Anni luce, proprio indietro anni luce, perché io ricordo le prime riunioni che abbiamo fatto insieme al Ministero anche delle politiche sociali con gli altri assessori, onestamente sentivo molto la differenza, e non applicare una legge vecchia di 17 anni che semplifica le procedure, prevede dei piani sociali adeguati in base al fabbisogno, delle analisi del fabbisogno specifico comune per comune, i comuni che conoscono e difendono le politiche sociali, qui da noi ancora in Calabria questo aspetto non c'è, ed è un passo che avanti che bisogna necessariamente fare, un futuro che dobbiamo costruire, ma nel più breve tempo possibile. Stiamo cercando davvero in maniera accelerata e intendo anche utilizzare le competenze di chi c'è stato prima di noi, perché l'unica cosa positiva di arrivare in ritardo è che hanno già fatto, tutte le altre regioni hanno già fatto quello, hanno sperimentato. La ringrazio, la ringrazio, grazie per essere intervenuta, grazie e buon lavoro. Gentilissimi, grazie a lei, buonasera. Simona Coluccio, sì. Accanto a quella associazione, tra qualche minuto manderemo poi un servizio, poi lo commetteremo anche con la garante Antonio Marziale, però io prima a te voglio chiedere un'altra domanda, così parlavamo di ghetti, di chi sta peggio di noi, Vito Crea ricordava che anche a Rosarno che ormai c'è un connubio tra praticamente gli così zingari e gli immigrati, e praticamente tu stai inserendo come un nuovo progetto che è ancora nuovo, però lo possiamo lanciare, una nuova tra virgolette avventura, e sì, in questo caso non come associazione ma come cooperativa. Sì, diciamo che a Gioiosa c'è questa nuova cooperativa che si chiama Nelson Mandela e il presidente Maurizio Zavaglia, e in pratica stiamo seguendo tre famiglie siriane. È un'avventura molto difficile, nel senso che è gente che arriva, gente molto sofferente, quindi comunque questi bambini straordinari, però che
hanno, diciamo, dietro le spalle un peso troppo grande per l'età, per la tenera età che hanno. Noi ci stiamo spendendo l'anima perché noi abbiamo un cuore grande, cioè nel senso che per noi sono sempre, ti riempiono sempre il cuore. E io ringrazio Maurizio perché è una persona sensibile, ha voluto insomma credere in questo progetto. Vi ripeto, non è facile, a breve cederò, diciamo, non posso dire molto, nel senso che a breve faremo questa grande festa dove inviteremo voi che ci avete sempre sostenuto su tutte le attività, e quindi faremo questa grande festa dove vi faremo conoscere diciamo questi nostri ospiti che sono tre famiglie, e dove vi diciamo vi faremo conoscere a 360 gradi il progetto come è articolato. Queste qua che stiamo vedendo è un'immagine ormai consueta che siamo abituati a vedere, ai noi, ecco, un'altra delle battaglie che sono state fatte sui minori nell'ambito scolastico. Siamo praticamente, abbiamo vissuto quello di Reggio Calabria, che è stato praticamente il caso più eclatante praticamente, e che ha visto la maestra che bacchettava, maestra che maltrattava i propri alunni, e questo poi un altro caso emblematico invece su Oppido, bravissimo, zona di Oppido, ormai tante zone, questa se non sbaglio è in provincia di Crotone. E praticamente c'è stato dall'indagine dei carabinieri, anche qua la videosorveglianza, ricordiamo praticamente che il garante in merito sia questo attuale Maurizio Antonio Marziale, ma anche praticamente prima la intervistessa aveva praticamente pressato affinché ci fosse praticamente questa videosorveglianza nelle scuole, che molto spesso può rimediare, soprattutto individuare problematiche che i bambini. C'è già una proposta di legge che noi abbiamo raccolto, anche le firme, sì, insieme a come associazioni, sì, sì, è in discussione al Parlamento. Sembrerebbe che ci siano questioni di privacy, cioè questioni di privacy secondo me sono assurde, perché la privacy innanzitutto vengono protette, vengono fatte, lo stesso la privacy potrebbe essere in banca, se io vado in banca entro con un minore ce l'ha, è registrato, cioè l'accesso alle telecamere, non è che viene poi divulgato a tutti, ma solo ai fini delle indagini, ecco, visto che si concretano praticamente come minore. Anche questa è una battaglia che deve essere fatta attraverso le associazioni, certo. Ma me lo avete già anticipato, era la domanda che volevo fare, voi avete aderito, tu sì, assieme al tuo canto, tante battaglie hai sì, fatto per tua figlia e le persone che ricordo quel ragazzo che non era stato, se non sbaglio poi è morto, quel ragazzo che praticamente no, era stato spostato, quel ragazzo di Gioiosa, qual era, che al liceo tu dai Marco, che poi la sfortuna, cioè Marco Barbiero, cioè non l'hanno accettato a scuola, abbiamo fatto ricorso al TAR, abbiamo vinto, il ragazzino si ammala, peggiora, quando il prossimo anno poteva andare a scuola, purtroppo ora è a casa attaccato a una macchina. Ecco, non ricordavo, ricordavo il finale, era comunque qualcosa però, di disperato, nel senso che quando arriva la giustizia, che ai noi arriva poi troppo tardi. E oggi Marco è a casa, la sua insegnante di sostegno, quest'anno siamo riusciti ad avere un computer e quindi stiamo cercando di capire se con la scuola riusciamo a fare questo collegamento e fare lezione tramite Skype. E questo è, ecco, quello che dicevamo, quando praticamente poi la giustizia arriva, ai noi, tardi rispetto praticamente alle battaglie, certo, che sono state fatte. Ricordo là una grande battaglia, sì, con la scuola, che non metteva praticamente il ragazzo per ritardo di iscrizione, non ricordo bene, sì, la problematica, perché comunque era stato dopo i 18 anni, cioè c'è stata pure, allora sono venute Italia 1, le Iene, proprio a fare pure, a riprendere sul servizio di Marco per questo problema della scuola, perché praticamente ti danno questi affanni che devi, ci deve essere un limite d'età. Grazie a questo ricorso che poi siamo riusciti a vincere, almeno siamo un po' più tranquilli senza
Questo è quando il merito poi delle associazioni che operano in tal senso, associazione ADDA anche in questo caso, avevo visto prima, stessa domanda pongo a lei Vito Crea, nata praticamente da un padre che si vede un po' diciamo non accolti quelli che poi sono i diritti e che a volte le persone comuni, ecco qua l'esigenza di quello che dicevamo prima del garante per i disabili, non conosce, perché lei magari è stato più fortunato, conosceva le norme, ha fondato poi questa associazione, genitori che non sanno vivono praticamente nel disagio con i propri figli. E infatti il discorso è che i diritti nascono per tutti, cioè, io lo dico sempre, noi come legislazione italiana abbiamo le migliori leggi inclusive che ci stanno, però ci casca l'asino nell'applicazione, perché c'è una questione culturale di approccio, cioè la scuola per esempio, la scuola è proprio la prima agenzia formativa che deve aiutare all'inserimento, ma tutto parte da un progetto. Io poco fa dicendo il discorso di genitore dico sì, ma perdonatemi, le scuole, sti ragazzini sono iscritti, hanno segnalato a chi di dovere, i servizi sociali, e questo è tutto previsto, come diceva l'assessore Roccisano, da quel famoso progetto di vita della persona disabile che deve essere presa in carico dai servizi del territorio ed accompagnato nella sua vita, perché dopo non dimentichiamo che i ragazzi crescono, poi diventano adulti, poi nasce il discorso sul dopo di noi, poi, e quindi la società inclusiva, a me mi dicono che faccio politica quando dico quest'ultimo governo è stato quello che a livello sociale ha fatto più di tutti, perché non dimentichiamo la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo. Il governo intende regionale? No, il governo nazionale. Il governo nazionale, cioè la predisposizione dei livelli essenziali di assistenza fermi da 15 anni, ci sono già i fondi stanziati, tra cui, tanto per dire, l'autismo rientra nei LEA, no? Cioè, su 21 regioni italiane ancora sono al palo 19. Cioè devono solamente prendere atto delle direttive nazionali con fondi già stanziati e applicarle sul collo. Cioè, qua in Calabria abbiamo una situazione un po' particolare, perché voi lo sapete benissimo, la sanità è commissariata, quindi essendo un servizio socio e sanitario, quindi ci dovrebbe essere, tant'è vero che in tutte le altre regioni l'assessore alla sanità corrisponde con l'assessore ai servizi sociali, proprio perché la maggior parte dei servizi si intrecciano tra di loro. Cioè, tornando al discorso di prima, a distanza di 13 anni, vedete, perché io voglio dare anche dei messaggi positivi, sì, mia figlia è vero, mia figlia ha sempre sofferto in ambito scolastico l'indifferenza, la discriminazione, e ci sono state interpellate dal parlamentare, cioè, però dopo è bastato che quest'anno sì cambiasse la dirigente scolastica, che applicasse e che formasse l'ambiente, gli insegnanti, il personale ATA all'accettazione della diversità, e Francesca quest'anno sta andando a gonfie vele. Se fosse stato fatto 10 anni fa all'ingresso in ambito scolastico, ma questa è questione di cultura, e dopo si andrebbe chi è più preparato, bravissimo, diciamo, al sociale. Bravissimo. Io non so se perché sento delle voci dalla diretta, io non so se c'è qualcuno nella... Eccellenza, dal quartiere Ciambra è emersa una situazione davvero drammatica, oggi una riunione operativa per trovare le prime soluzioni, quali? Io l'avevo già accennato l'altro giorno quando ho fatto il sopralluogo al quartiere. Oggi abbiamo avuto un altro incontro operativo con il questore, il signor questore, con il comandante provinciale Carabinieri, con
qui rappresentato dal capitano dei Carabinieri, con il commissario straordinario dell'ASP, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Regionale, ne ho accennato sia in Regione che alla Città Metropolitana. E ovviamente abbiamo messo un focus su queste situazioni e non poteva essere diversamente, perché la dignità delle persone è il primo prerequisito che noi dobbiamo assicurare. La bonifica delle aree, la profilassi attenta, gli obblighi scolastici da assicurare ai tanti bambini che sono in questo quartiere. Ecco, oggi la riunione operativa ha avuto il merito di raccordare tutte queste situazioni e di iniziare, di promuovere già da oggi, ma la bonifica è iniziata già da ieri, tutto ciò che è possibile fare nell'immediato. Ho avuto la disponibilità da parte di tutti ed è un buon segno che si deve andare verso la normalizzazione di determinate situazioni. Certo, il quartiere, come tante altre situazioni, mostrano tante criticità, ma non dobbiamo perdere, come dire, la speranza di essere sul pezzo tutti i giorni. Io questo ho chiesto e questo verificherò. Signor Prefetto, quando partiranno questi lavori di bonifica? Sono già iniziati, i lavori di bonifica sono già iniziati. Io voglio implementare i servizi. Riepilogando il tutto, c'è in corso praticamente questa riunione praticamente a Gioia Tauro e c'è il prefetto, commissario, ricordiamo una città dissestata perché si parlava prima bene, ci raccontava Domenico Latino, facevano quella che è la situazione attuale, si propina quasi uno scioglimento, anzi è quasi certo del consiglio, scioglimento del comune, un comune in dissesto, ahimè ce ne sono tantissimi di comuni in tale situazione. Io vorrei attraverso poi Simona Colucci, abbiamo parlato dell'IDI vista la stagione estiva, le attività che andrete praticamente a fare nel corso della stagione, che partiranno quando? Sicuramente inizio luglio, perché comunque voglio dire a giugno ancora, insomma, qualcuno ci dobbiamo organizzare, magari. È rivolto ai ragazzi che fanno parte dell'associazione Stella? No, tutti i ragazzi, cioè nel senso che arrivano pure ragazzi in vacanza, nel senso che magari in inverno stanno in dei centri in Sicilia, vengono qua in estate con i genitori e vengono lì al centro da noi. Ah, quindi può essere pure, tra virgolette, scusami il termine, quasi no, un affido temporaneo, sì, diciamo, attraverso l'associazione, sì, che cura praticamente. E cosa fanno questi ragazzi? Noi abbiamo visto molto spesso dei servizi con giochi in spiaggia, cioè chi è che li cura? Perché anche qua, tu dicevi, non può essere sempre affidato all'associazionismo, certo, ma ci devono essere persone preparate. Ricordiamo, certo, che diciamo il mare, comunque la spiaggia diciamo è pericolosa, cioè ci sono, certo, queste persone che riescono a seguirle. Sì, quante persone siete? Dipende, diciamo, intorno a 10 volontari, perché comunque ci sono anche dei ragazzi che proprio hai bisogno proprio di forza fisica, no? Per prenderli dalla carrozzina, portarli in acqua, risalirli, quindi comunque non è facile, cioè, a parte a livello mentale che comunque devi stare attentissima con loro, e poi ci vogliono molte persone proprio perché questi spostamenti, arrivi al mare, passi la crema, li fai scendere uno per uno, piano piano, li accompagni, però è bello perché oltre diciamo all'essere tra noi, anche lì il vicino Brellone, no? Cioè ti chiede, avete bisogno d'aiuto, inizia questa... creare, scusa se ti interrompo, sì, perché voi vi affidate e vanno sempre a loro il nostro applauso, no? Delle strutture, certo, private. Noi ricordiamo, e ai noi è stata spesso, forse l'anno scorso o due anni fa, è stata pure danneggiata, sì, Lido, sì, a Siderno dell'Unitarsi, sì, perché non creare, a parte il pulmino storico, perché ha iniziato poi con questo, sì, che siete preso storicamente dal niente, no? Creare appunto queste strutture anche per voi. Sì, in effetti... Aspetta, ti interrompo, sì, perché mi dicono che mi devo collegare da Gioia Tauro. Allora, come già ho accennato l'altro giorno, sono qui venuto nuovamente per tenere un incontro tecnico-operativo con il signor Questore,
il capitano Arma dei Carabinieri, dirigente, commissario straordinario dell'ASP, Protezione Civile Regionale, garante, comune di Gioia Tauro, perché abbiamo affrontato una serie di questioni che sono già all'attenzione di tutti. Sono certamente questioni ataviche, ma che lo Stato intende metterci la faccia fino in fondo e fino in fondo fare una sfida e possibilmente vincerla. In particolare, dopo la segnalazione del garante e dopo il sopralluogo che ho effettuato, è venuto fuori al quartiere Ciambra una situazione davvero drammatica, dove parlare di diritti delle persone diventa un eufemismo. E allora, come già vi dissi l'altro giorno, bisogna iniziare con una profilassi attenta soprattutto dei minori presenti nel quartiere. Ecco perché oggi c'è la presenza qui del commissario straordinario dell'ASP, dottor Brancati, che ringrazio con la sua equipe, perché credo che di lì bisogna partire. È un problema culturale, è un problema sanitario, ma vanno affrontati questi temi in maniera decisa. Poi abbiamo iniziato per il tramite del comune di Gioia Tauro un'azione di bonifica sia della strada di accesso, ma si farà la bonifica anche all'interno del quartiere. Per questi motivi abbiamo chiesto l'ausilio anche dei vigili del fuoco, che cioè affianchino le forze del comune di Gioia Tauro. In questi giorni, tra l'altro, a Gioia Tauro, come a voi è noto, vi è un problema anche di approvvigionamento idrico. La protezione civile, che è qui rappresentata, regionale, per darci anche, per mettere a disposizione i propri mezzi, ha dato già l'assenso. Vi è un'azione congiunta tra il garante e le autorità scolastiche di ogni ordine e grado, perché sia assicurata nel miglior dei modi possibili la frequenza dei tanti bimbi presenti nel quartiere. Cioè, noi abbiamo voluto, attraverso questa azione, fare un focus su Gioia Tauro per tutte queste questioni di carattere sociale. Ringrazio ovviamente il signor Questore perché garantirà una serie di servizi, ma il focus deve andare oltre, cioè noi dobbiamo partire di là e nelle settimane e nei prossimi mesi dobbiamo anche valutare quali sono le defiance e le criticità che vi sono in altri quartieri di Gioia Tauro, perché credo che lo Stato è presente, come vedete, ma dobbiamo anche sollecitare tutti gli enti che hanno responsabilità e competenze in questi settori a fare un altrettanto focus. Io ho sentito sia la regione che la città metropolitana e vi è una disponibilità ad affrontare tutte queste situazioni. Insieme noi siamo chiamati per creare le migliori sinergie possibili e soprattutto le soluzioni per dare dignità a questi quartieri. Eccellenza, posso farle una domanda? Stamattina qui c'era un delegato dell'ATEP, avete coinvolto, avete parlato in qualche modo con l'ente ATEP? Si sta valutando, certamente vi sono anche queste questioni che attengono più ai rapporti con il comune, però ATEP e altro sono problematiche di carattere infrastrutturale ed è un focus che si sta accendendo, si era già acceso su queste questioni, però io ritengo che in maniera assoluta e prioritaria vadano valutate tutte le criticità di carattere igienico-sanitario che noi abbiamo in questi territori e soprattutto in questo quartiere. Con ATERP, Regione, è un'attenzione che ringrazio anche i commissari straordinari del Comune di Gioia Tauro e i loro collaboratori del Comune, perché già vi è un approccio da tempo su queste questioni. Il prefetto stamattina, ieri, quando si è recato, abbiamo mandato servizio poco fa, parlava appunto di bonifica di quest'area e qua praticamente stanno dando anche, diciamo, degli interventi che danno a rifare attraverso l'ATERP proprio per quelle strutture abitative, diciamo, di queste persone indigenti. Però poi mi danno l'ok, ridò la linea. Cosa ti stavo dicendo del Lido, di opportunità?
Cioè, nel senso, tu mi stavi chiedendo perché non fare sì, perché noi... Fa... Ah, ecco, tra la riunione, vediamo dalle immagini, è finita, quindi tra poco noi ci collegheremo con gli ospiti presenti là, vedremo cosa i nostri inviati riusciranno praticamente, così ci riepilogheranno quello che è successo. Prego Simone. Sarebbe una bellissima idea e l'abbiamo pure pensata. Certo, non è facile economicamente, cioè, mettersi su e strutturare un lido, anche perché spesso a me mi chiamano persone da Milano, da Torino, che vorrebbero portare, diciamo, magari un parente, un nipote, un figlio. E noi, nonostante sia, per carità, i lidi attrezzate tra virgolette, però non abbiamo, diciamo, che devono essere delle strutture ad hoc con ad le passerelle, perfetto, cioè sì. Effettivamente è un bell'impegno, però visto che parliamo di politiche sociali, attrezzare le aree demaniali sono tante, certo, cioè chiedere, certo. È una bella praticamente, sì, sarebbe una bellissima, perché l'estate è per tutti. Certo, certo, ma loro già, i ragazzi, il fatto che comunque aspettano con amore e con ansia, perché il problema sai qual è? Per molti genitori, che spesso si ritrovano due disabili gravissimi in famiglia, adulti, quindi genitori ormai anziani, cioè veramente se non, diciamo, non si creava questa opportunità di portare noi questi ragazzi a mare, veramente in cartolina lo potevano vedere, perché è impossibile, cioè già... 7-8 operatori che prendono con amore magari due fratelli o due sorelle in carrozzina per portarli, cioè come fai a chiedere a due genitori anziani, poverini, a fare questo? Per questo dico, il territorio va messo... Non ci sono neanche le progettazioni, perché tanto per dirvi, con i lavoratori in mobilità in deroga, cioè, i progetti comunali, si poteva fare anche un progetto per quanto riguarda l'accoglienza, la creazione di una vacanza per questi ragazzi qua, e questi qui lavoravano sul territorio e praticamente davano un servizio. Il servizio sociale nazionale non ha mai progettato una ma per questo dico qua, anche questa figura deve essere propositiva, cioè nel senso che io i bisogni che noi, perché giustamente le nostre necessità anche nelle nostre mura domestiche li conosciamo noi, sì, sì. Cioè nel senso quello che la bambina ha bisogno, i tempi, cioè tutto, quindi anche questa nostra figura, nostro di chi la sarebbe buona proprio per dire guarda, è meglio, che sarebbe bello fare così, progettare così, proprio per dare dignità, voglio dire, a questi ragazzini. Dignità ai ragazzini, una battuta mentre mi sta preparando poi il collegamento da là, questo ci ha fatto sorridere, però anche questo è diciamo è fonte anche di alleviare un po' il disagio, comunque la sofferenza che stanno, anche lezioni di trucco. Ricordato, abbiamo visto appunto il servizio, sembra strano, sempre niente, però io guardando quel servizio al nostro TG ho sorriso, ma non devi sorridere, ti fa sentire un po' meglio, ti fa sorridere perché vedi un po' di normalità anche in loro. Certo, è perché dico, loro alla fine devono fare tutto quello che fanno, cioè tutto quello che fanno i ragazzi. Cioè magari per le persone che dice che è strano, ha fatto venire l'estetista per truccarli, però per loro era un giorno straordinario, perché magari una mamma non pensa, dice no vabbè, la porto dall'estetista, si trucca. Invece abbiamo passato un pomeriggio veramente bellissimo, e i nostri ragazzi si sono divertiti, quindi alla fine i liti, cioè non ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi, mentali soprattutto. Noi una battuta così anche a Vito Crea, così poi ci dedichiamo, diciamo, alla parte finale, al collegamento da Gioia Tauro. L'associazione ADDA come adesso si muoverà, nel senso, quali altri obiettivi si sta proponendo? Allora, gli obiettivi che noi ci siamo proposti fin dalla nostra Costituzione sono stati quelli della, quando diciamo, se esistono associazioni che si battono per la difesa dei diritti dei disabili, qualcosa non va. Allora, come obiettivo noi abbiamo, oltre ad essere state promotori di varie iniziative legislative, tra cui quella del Care Viver, quella della legge sull'autismo a livello regionale, che adesso
dovrà essere passata in consiglio regionale dalla seconda commissione consigliare, la questione del garante della, e di vigilare e di sensibilizzare sia le istituzioni sia le persone su ogni diritto che si possa avere, per far sì, cioè io non mi stanco mai di dire che ogni persona disabile deve avere un progetto di vita che lo accompagni, ci deve essere una sinergia tra i vari enti, certo, vedendo le varie disabilità, no? Perché ogni disabilità è a sé, però sfruttare al meglio quello che gli fa stare bene una persona, e allievi maggiormente, perché io non voglio fare il, ma guardate che i genitori sono reclusi in casa, sono agli arresti domiciliari, cioè quello che per voi normodotati è normale, per noi è una conquista, cioè andare a mangiare una pizza con una figlia o con un figlio disabile, per noi è una conquista, cioè, naturalmente noi quello che dicevamo prima della quotidianità, diciamo, di queste persone. Far conoscere la disabilità per aprire il cuore agli altri, cioè, perché, e io per questo invito tutte le persone con disabilità a non nascondersi, a non chiudersi, perché praticamente se una piccola chicca, voglio dire, visto che avete in diretta il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, ma si è stata mai fatta un'indagine sulla dispersione scolastica dei ragazzini disabili? Cioè, glielo dico io, negli alocride l'80% dei soggetti autistici non frequentano la scuola. Cioè, quindi anche questo è combattere delle situazioni, no? E far sì che, perché io mai ho parlato di mia figlia, no? Parlo in questo momento per portare una conquista, cioè Francesca, la scuola di Bovalino, nonostante tutte le vicissitudini che ha passato, è uno spettacolo. Fare i progetti con i suoi coetanei quando è stata sempre esclusa, giocare a pallone, andare per la prima volta, andrà anche in gita, questo grazie della sinergia che c'è stata tra famiglie, istituzione scolastica, e parlatemi al corpo insegnante, è stato imposto una certa cosa, e ha dato i risultati. Quindi queste sono delle belle situazioni che noi ci auguriamo che siano non l'eccezione ma la normalità. Che questo vi dico, fate fare un'indagine principalmente sulla locrede della frequenza dei bambini disabili nelle scuole primarie, secondarie e di primo grado. Ok, no. Effettivamente questa è la cosa. Noi speriamo che appunto il garante, che avremo poi sicuramente nel grosso servizio, anche perché si stanno verificando anche delle situazioni un po' particolari, non si dedichi praticamente soltanto a 160, che sono 160 bambini che in questo momento stanno avendo notevoli disagi, ma ai minori anche con disabilità. Perché è giusto, perché effettivamente non sono bambini di serie A o di serie B. Quindi la lotta affinché praticamente vadano e possono godere un po' anche del quotidiano. Anche perché all'atto del suo insediamento... Cosa aveva promesso? Il garante aveva detto, io sarò quello che ha fatto Gioia Tauro, ha promesso che lo farà in tutte le scuole calabresi, dove andrà, non si farà annunciare, ma andrà a verificare le condizioni degli alunni, sia normali sia disabili. Cioè, noi questo chiediamo, se naturalmente dall'alto del suo potere mediatico che ha
Giusto, perché se è riuscito in una situazione che dorme da 30 anni, è riuscito a far fare quello che ha fatto Gioia Tauro, penso che sarebbe ottimo farlo ovunque. E vedere soprattutto appunto cooperare anche con quelle associazioni, ricordiamo tra le problematiche, questo è un problema vero, ecco, quello che riguarda anche il tribunale dei minori, che anche là è un altro disagio. Io manderemo praticamente tra qualche minuto, e voglio ascoltare, quindi mandiamo appunto, se ci dà la regia, la linea, perché comunque si è conclusa. Io saluto innanzitutto Simona Coluccio, la ringrazio per essere stata con noi, saluto Vito Crea e mi collego, ecco, così non rientriamo poi nuovamente in studio, mi collego direttamente con Gioia Tauro, dove appunto si è conclusa questa riunione tech, quindi vogliamo sapere i dettagli. Io ringrazio Ferdinando per essere collegato nuovamente con noi, con il garante per l'infanzia. Siamo Antonio Marziale, cioè colui che ha creato questo bailam positivo, perché è una situazione che si trascina da tempo. Antonio, una riunione con il prefetto e il questore, a che cosa si è arrivati? Si è arrivati a quello che ha detto il prefetto, cioè c'è un problema emergenziale, emergenzialmente va risolto. Hanno impegnato i vigili del fuoco, hanno impegnato la protezione civile, le autorità sanitarie, la scuola, cioè il prefetto è stato celere, non ha perso tempo, sta ottenendo dei risultati, ha detto è una sfida che il Stato intende vincere, e lo si fa nel nome di 160 bambini o 120, quanti sono numericamente, ma anche se fosse uno solo all'identica situazione, e si sta dando una risposta corale. Mi auguro che la stessa forza, la stessa capacità che sta avendo il prefetto, accompagnato dal questore, dalle forze dell'ordine, cioè lui ha preteso un impegno da parte di tutti, perché se funzionano tutti gli ingranaggi della catena, il problema si può in qualche modo intanto contenere, poi risolvere nelle sue parti emergenziali e programmare un futuro diverso. Il problema è stato l'immobilismo per 30 anni, cioè, perché se si è arrivati a questo stato di cose, questo non vuole essere un processo alla storia, vuole essere una constatazione di fatto. Lì ci sono tonnellate e tonnellate di cumuli di rifiuti, in cui imperizia non è frutto di un mese, sono frutti di decenni. Preso atto da parte di tutti che questa è la situazione, si deve in qualche modo intervenire. La possiamo considerare una prima battaglia vinta? O... Non è vinta, ma ci sono, l'ha detto il prefetto, ci sono i presupposti. Volevo ringraziare Telemia anche per la tolleranza, per il fatto che sto bigiando degli appuntamenti che certamente manterrò, ma come tu lo sai è da oggi, da mezzogiorno che sono qua, non mi sono potuto schiodare, e devo dire che Reggio Calabria ha un signor prefetto. Se questo fosse lo stato ogni giorno, credo che ci sarebbe da ben sperare. Grazie Antonio, a voi. E arrivederci. Bene, questi sono appunto i dettagli che poi attraverso ampio servizio domani del nostro TG manderemo integralmente. Io ringrazio come sempre voi per essere stati con noi, vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Sentito cantare i nostri giovani talenti come un pacco per il mondo. Quello che di meglio c'è nella nostra regione, in fatto di talenti, non soltanto in musica, ma anche nel ballo e nel cinema. Grazie a tutti, musica e a sabato prossimo!
e la tua vista non è una meravigliosa montatura? Allora apri gli occhi e scopri quella che meglio ti rappresenta. Da noi la misurazione e la prova di lenti a contatto è gratuita. In più, avendo la disponibilità delle lenti, il montaggio occhiale è pronto in 15 minuti. Infine offriamo anche la consegna a domicilio tramite corriere. Ottica Frascà, vista la differenza? Rocella Ionica, via Roma 26. Quando l'amore per la lavorazione artigianale si mescola magicamente alle nuove tecnologie, il risultato è Cortese Serramenti, sinonimo di altissima qualità nella realizzazione di infissi in PVC, alluminio, legno alluminio. Cortese Serramenti è anche porte interne, lavorazioni in ferro, zanzariere, serrande zincate e coibentate. Da Cortese Serramenti troverete personale altamente qualificato e professionale, pronto sempre a darvi la risposta giusta. Occhio al risparmio! Sì, perché da Cortese Serramenti risparmierete soldi sulle spese di riscaldamento. E non dimenticate il recupero fiscale e detrazioni fino al 65%. Massima qualità al miglior prezzo. Veniteci a trovare per vedere e toccare con mano e per valutare con i nostri consulenti i modelli che più si adattano alla vostra casa. Ieri, oggi e domani, i serramenti proprio come li vuoi tu. Cortese Serramenti. Eleganza e qualità. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Il mondo ebbe inizio per un peccato di gola. Nice Gelaterie, Piazza Leuco, Marina di Gioiosa Ionica. Che in Calabria, Cubo Rosso, il sofà italiano. Arrestato latitante a Torino, apparteneva ad una famiglia di presunti trafficanti in contatto con l'andrangheta. Di vandalismo all'ospedale di Locri, porte divelte e distributori scassinati nella notte. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri dice la sua sulla gestione dei migranti da parte delle ONG. Intervistato da Radio 24, si schiera dalla parte del PM Zuccaro. Agricoltori calabresi in difficoltà, il presidente Mario Oliverio contatta il ministro Martina. Ciambra, vertice con il presidente dell'ATERP. Oggi il garante marziale e l'assessore Rocisano incontrano il presidente dell'azienda delle palazzine popolari.
Onda d'Urto 2017 fa tappa a Roccella Ionica, fissato l'appuntamento con i bikers che mirano a far conoscere le meraviglie della Calabria. Bentrovati con il consueto appuntamento con il telegiornale di Telemia. Incominciamo dall'arresto del latitante Assisi a Torino, appartenente ad una famiglia di presunti narcotrafficanti collegati all'Andrangheta. Latitante da anni dovrà scontare due condanne. Vediamo. È stato scovato dopo mesi di appostamenti in un appartamento in via Monte Ortigara a Torino. L'altra notte i carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo piemontese hanno arrestato Pasquale Michael Assisi, 30 anni, esponente di una famiglia di presunti narcotrafficanti internazionali con contatti ndranghetisti. Il padre Nicola, di 59 anni, e il fratello Patrick, 34, sono ancora latitanti, probabilmente in Sud America. Su Pasquale Michael Assisi gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 4 giugno 2015 dall'ufficio del GIP del Tribunale di Torino, e una condanna emessa il 23 settembre 2016 da parte del GUGU del Tribunale di Torino a 13 anni e 10 mesi di carcere per traffico di droga. Assisi è anche stato denunciato perché trovato in possesso di una